Oggi non mi manca l'aria, mi manca la vita. Senza Yuri non sono più niente. Non ho più vita da quando non c'è più Yuri. Io e lui siamo una cosa sola e ora voglio soltanto tornare ogni giorno sulla sua tomba e voglio la verità. Non si può ammazzare così un ragazzo di 23 anni, bello come il sole e bravo, in pieno centro a Milano. Giovanna Nucera, la madre di Yuri Urizio, il giovane barman aggredito e strangolato la notte del 13 settembre su un marciapiede di Viale Gorizia, una delle strade più frequentate della movida milanese nei pressi dei Navigli, non riesce più a versare lacrime. Questa terribile aggressione, perpetrata da un cittadino tunisino, Bilal Vilkas Koba, è stata una tragedia senza precedenti. Nonostante la folla presente, nessuno è intervenuto per fermare l'aggressore o per prestare soccorso a Yuri. L'aggressione è durata 7 lunghi minuti, durante i quali l'aggressore ha picchiato Yuri fino a fargli perdere conoscenza, per poi stritolarlo con le ginocchia e le mani al collo, causandogli gravi lesioni cerebrali. Yuri è spirato 2 giorni dopo in ospedale, al Policlinico di Milano. Yuri, rimasto orfano di padre a soli 12 anni, aveva una relazione molto stretta con sua madre. L'aggressore tunisino è stato arrestato dalla polizia, che è intervenuta quando Yuri era già in condizioni critiche ed è stato trovato nelle vicinanze, consegnandosi volontariamente agli agenti. Inizialmente ha sostenuto di essere stato aggredito e di essersi solo difeso, ma le prove raccolte sembrano dimostrare il contrario. La famiglia di Yuri è stata sconvolta dalla perdita del loro amato figlio e ora cerca giustizia per lui. Inizialmente l'aggressore ha cercato di coinvolgere una mendicante della zona, accusando Yuri Urizio di averla molestata. Tuttavia, dopo essere stata rintracciata, la ragazza ha smentito queste affermazioni, rivelando la verità dei fatti. Come ha affermato il giudice per le indagini preliminari, Angela Minerva, è emerso che il giovane Yuri è stato attaccato senza motivo apparente da Bilal Vilkas Koba, il quale era in uno stato di particolare aggressività. La giovane mendicante aveva solo cercato di chiedere qualche spicciolo al barman, ma poi se n'era andata. Esiste un video che ha registrato l'incontro tra i tre, anche se purtroppo la telecamera non ha catturato l'aggressione. Attualmente il tunisino di 28 anni, che è richiedente asilo, è accusato di omicidio volontario ed è detenuto nel carcere di San Vittore. Era noto nella zona come una persona incline all'aggressività, spesso a causa dell'abuso di alcol. Giovanna Nucera, la madre di Yuri, continua a raccontare la sua storia dalla propria casa, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo in cui suo figlio è stato brutalmente aggredito. «Sono sicura che abbia voluto uccidere Yuri, anche con crudeltà, e adesso l'unico motivo per vivere è sperare che la giustizia faccia il suo corso». La donna apre le porte di casa sua, dove le pareti sono adornate da fotografie e poster giganti che ritraggono Yuri in varie fasi della sua vita. Le immagini mostrano un giovane sorridente, felice, sempre accanto alla madre. Nei cassetti conserva ancora gelosamente i vestiti di Yuri e li accarezza ogni volta che li apre, anche se le lacrime scorrono sul suo volto mentre indossa vesti nere. Da 1 anno e mezzo lei e Yuri, dopo un periodo trascorso a Como, avevano deciso di trasferirsi a Milano. Insieme al compagno di Giovanna, avevano aperto un negozio vintage nella zona d'Arsena, chiamandolo Gioia. Yuri era entusiasta di questa nuova avventura, ma ora, purtroppo, non è più presente. Per questa madre la gioia è scomparsa dalla sua vita. Con voce chiara e determinata, racconta i dettagli dell'ultima notte di suo figlio e condivide i messaggi WhatsApp che si erano scambiati. Si tratta dei messaggi tipici di una madre un po' ansiosa che vuole assicurarsi che suo figlio stia bene. Tra questi messaggi c'è un vocale che ha ascoltato oggi, fa venire i brividi. «Stai tranquilla, mamma, grazie di tutto». Giovanna continua a raccontare. «Io ero apprensiva tutte le volte che usciva, ma quella sera ero tranquilla perché era con sua cugina. Era appena tornato dalla stagione estiva in Sardegna ed era in attesa di riprendere il lavoro a Milano. Dopo 1 l'ho sentito e mi ha detto che la cugina era andata a casa di un amico e lui era rimasto in giro con altri conoscenti.
Non faceva mai tardi e se non tornava la notte perché rimaneva a casa di qualcuno mi avvertiva. Alle 4:30 mi sono svegliata di soprassalto e mi sono accorta che non c'era. Ho sentito stringermi il cuore. Ho capito che era accaduto qualcosa. Alle 4:58 gli ho scritto, ma non ho ricevuto risposta. La cugina mi ha tranquillizzato, pensava fosse a casa di un'amica. Ma poco dopo è arrivata la chiamata dell'ospedale. Suo figlio è qui da noi, venga. No, non è morto. La situazione, però, era critica. Per due lunghi giorni Giovanna ha sperato che suo figlio si riprendesse. Ha vegliato accanto al suo letto d'ospedale, guardando Yuri in uno stato di incoscienza profonda. La disperazione l'ha sopraffatta quando i medici le hanno comunicato che non c'era più nulla da fare, che la morte cerebrale era ormai un fatto e che avrebbero dovuto staccare le macchine che tenevano Yuri in vita. Yuri Orizio se n'è andato il 16 settembre. Questa data rimarrà per sempre impressa nella memoria della madre. I primi momenti ero stravolta. Ho scoperto che il massaggio cardiaco a mio figlio lo ha fatto un poliziotto e che nessuno di coloro che hanno assistito all'aggressione lo ha aiutato. Sulla darsena e sui navigli ci sono centinaia di ragazzi e anche tanti poliziotti, ma restano fino a l'una, poi la zona diventa terra di nessuno. Dov'è la sicurezza? E poi nemmeno il sindaco si è fatto vedere. Ci sentiamo abbandonati da questa città. Perché non hanno dichiarato il lutto cittadino? Io me lo sentivo che Milano non era una città sicura per Yuri. In relazione a questo, il sindaco Sala ha incaricato l'ex capo della polizia, Franco Gabrielli, di coordinare l'area della sicurezza a Milano. Tuttavia, non è sufficiente. Un interessante suggerimento proviene dalle investigatrici Simona e Valentina Tarricone di FirstNet, un'agenzia specializzata che propongono un'idea ai sindaci. Secondo una legge del 2009, le amministrazioni possono avvalersi della professionalità degli istituti di investigazioni private e di vigilanza per controllare e monitorare le zone calde e magari anche gestire certe situazioni al limite. Per questo Sala potrebbe avviare un bando per affidare ai privati l'attività di collaborazione e sostegno alle forze dell'ordine non sempre disponibili. Nonostante per gli inquirenti si sia trattato di un gesto di violenza insensato, compiuto da una persona in uno stato di rabbia che gesticolava e pronunciava parole in arabo, Giovanna è fermamente convinta che si sia trattato di un tentativo di rapina. Yuri, infatti, aveva con sé un borsello contenente un portafogli pieno di vecchie lire che conservava per scaramanzia e come ricordo. Afferma la madre. L'aggressore gli ha preso il portafogli per derubarlo. Non ha trovato denaro e in preda alla furia lo ha aggredito. La polizia, infatti, ha trovato il portafogli a pochi metri dal corpo, gettato a terra. I proprietari dei locali della zona hanno confermato che Bilal Vilkas Kobà era noto per il suo comportamento molesto e violento. Proprio la sera dell'aggressione aveva tentato di danneggiare delle vetrine mentre era visibilmente ubriaco e la polizia era stata chiamata a intervenire. Questo è quanto dichiara la signora. Non capisco perché non lo abbiano fermato. Mio figlio ora sarebbe vivo.